Io cerco di tutto di trasferire, diciamo, le mie acquisizioni e quindi anche le novità a tutti gli agricoltori per poter avere il meglio in assoluto. Per me l'agricoltura vuol dire mettere le radici, perché io durante, diciamo, la mia gioventù ho girato un po' per tutta l'Italia e anche all'estero e quindi sono approdato, diciamo, in una società dove effettivamente non volevo più muovermi, perché è meglio dove nasce le radici del vino, dicono qui a Rauscedo. Quindi io ho piantato le radici qua a Rauscedo, nei vivai, dove ci sono queste piante che hanno effettivamente bisogno di essere guidate e diciamo come le creature per essere poi coltivate dagli agricoltori. Noi con 1200 ettari di vivaio produciamo oltre i 70 milioni di barbatelle e le vendiamo in tutti i paesi dove è possibile l'esportazione nel mondo. Proviamo nuovi prodotti, sia concimi sia fitosanitari, che possono aiutare per la difesa o per migliorare la tecnica culturale. Diciamo che ormai con la paraffinatura della vite si è anche adottato la pacciamatura per quanto riguarda il contenimento delle malerbe e poi sotto questi teli dobbiamo utilizzare anche dei concimi particolari, dove possiamo utilizzare la ferta irrigazione o concimi a lenta cessione, in modo particolare l'NPK Original Gold, che è quello che ha dimostrato di essere quello più a lungo disponibile per la pianta. Anche particolarmente i microgranuli cedono gradualmente anche con forte intensità di pioggia, quindi ci sono concimi che invece cedono immediatamente, dipende appunto dalla quantità di acqua che trovano nel terreno, e ci sono altri invece che perché mesi in cui dall'impianto, che avviene grosso modo dal 25 di aprile fino a luglio, devono cedere le unità azotate per la crescita in modo regolare, e uno di questi è proprio l'NPK Original Gold. Sicuramente abbiamo fatto più prove in campo con concimi diversi ed è quello che si è comportato meglio, perché alla fine non è che guardiamo solo la crescita della pianta, dobbiamo anche guardare dopo la lignificazione della pianta, quindi come si prepara la pianta a superare i freddi invernali. E poi nel nostro caso queste piante vengono sterrate nel mese di novembre per dopo essere ripiantate in primavera o in autunno, dipende dalle regioni, diciamo, e quindi subiscono stress ulteriore. E quindi queste piante devono essere assolutamente forti e superare questi stress. E quindi dobbiamo sicuramente utilizzare dei concimi realmente validi.